Salve gente e benvenuti sul canale di Ti Trasporto per Fam. Io sono Alexander e vi do proprio il benvenuto in questo format, ovvero Ti Snaso. Per chi non conoscesse questo format, vi anticipo già che io snaserò 5 profumi alla cieca di un brand che, almeno in questo caso, non ho mai sentito. Ovviamente non ho mai sentito le fragranze. E il brand lo conosco un po' per sentito dire, grazie anche alle community in cui sono un po' attivo, in giro qua e là nel mondo dei profumi. Il brand in questione si chiama proprio Parfum d'Ambiente. Quindi è un brand francese che sinceramente mi ispira anche un pochino a vederlo così. È un discovery kit che mi ha gentilmente mandato la mia amica Alessandra, la ragazza che è venuta con me nello studio proprio a fare il video. Mi fa: Alex, provali e fammi sapere cosa ne pensi. E allora, dato che sta venendo la bella stagione, non lo dico più perché l'ultima volta che l'ho detto è venuto un acquazzone che vabbè. E niente ragazzi, ho deciso proprio di provare 5 profumi agrumati, aromatici, freschi comunque, profumi che vanno bene per la bella stagione. Vi anticipo già ragazzi che arriverà un video interessantissimo, porterò 3 agrumati davvero intensi, belli, potenti, che durano veramente tanto. Non so quando, ci sto lavorando ragazzi, però per non perdervi quel video perché sarà molto molto interessante, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. E poi mi raccomando, commentate qua sotto, fatemi sapere se conoscete questo brand e un like non guasta mai. Ma adesso ragazzi, facciamo partire la sigla e poi diamo via le danze con questo format Ti Snaso. Ed eccoci qua ragazzi, allora vi faccio vedere alla mia sinistra, ovvero alla vostra destra, i profumi che andrò a provare oggi con voi per la prima volta. Quindi sono profumi che io non conosco nelle note olfattive, non ho mai sentito nominare e personalmente ragazzi sarà proprio questo il bello, e questo è il bello di questo format, vedere proprio le mie reazioni, captare proprio quello che sto provando io in quel determinato momento che appunto snaso la fragranza. Le referenze sono 5, generalmente in questo format io porto 4-5 referenze per far sì che il video non diventi troppo lungo. E le referenze in questione sono proprio Iskander, Yuzu Fu, Corsica Furiosa, Acqua di Scandola e Eau de Gloire. Partiamo subito ragazzi perché sono curiosissimo proprio di provarli insieme a voi. Partiamo ovviamente con il primo, ovvero Iskander. Ah, wow. Io intanto ragazzi qua continuo a snasare perché veramente la nota agrumata, innanzitutto l'adore, poi comunque è molto molto persistente, si sente che è veramente tanto intensa, o meglio all'apertura. Ma prima di continuare ragazzi premetto due cose. La prima cosa è che questo discovery kit è un discovery kit ufficiale, quindi non è stato decantato ma proviene proprio dall'azienda. E la seconda cosa è che se lo vedete usato in camera ovviamente non è stato utilizzato da me ma proprio della mia amica Alessandra, che saluto e che ringrazio per avermi proprio omaggiato del discovery kit. Ma quindi com'è questa fragranza? Com'è Iskander? Beh, innanzitutto è molto molto agrumata, è intensa, quindi io personalmente quando la sento così intensa, ci sento sicuramente tanti agrumi, diversi agrumi, principalmente qua sento il limone e lo yuzu. Poi, vi dico la verità, non riesco a captare nient'altro. Adesso ragazzi lo indosso anche su pelle per cercare di capire un po' l'evoluzione, perché su Mouillette ragazzi io sento solamente l'agrumato, come giusto che sia forse. Dai, se dovesse essere veramente così questo profumo per alcune ore non sarebbe male, perché è davvero tanto rinfrescante e molto agrumato. Facciamolo sposare su pelle. Ovviamente ragazzi anche su pelle l'apertura è molto agrumata, non ci potevamo aspettare diversamente, ma sento delle note olfattive in più, o meglio riesco a captare anche delle note un pochino più amare, e queste note amare io per la mia piccola esperienza olfattiva le riconduco all'arancia piuttosto che al mandarino, quindi comunque ci sento diversi agrumi. Bello, è molto pungente, molto agrumato e rinfrescante, quindi questa fragranza personalmente a me piace molto. Ovviamente ragazzi non so l'evoluzione, non la conosco, non conosco le performance. Adesso vi posso dire che comunque l'agrume si è un pochino placato, sento delle note un pochino più legnose, delle sfumature leggermente legnose. Interessante sì, però ho paura che questo agrumato non duri chissà quante ore. Poi ovviamente ragazzi queste sono sensazioni olfattive, non voglio assolutamente creare della polemica, però
Non lo so, mi dà questa impressione. Comunque qui le materie prime ci sono e si sente anche la qualità, sinceramente. Io capto un agrumato di qualità. Ma adesso ragazzi, proseguiamo con Yuzu Fu. Quindi, beh, ci lascia già capire che è un profumo allo yuzu. Oh! Caspita! Qui abbiamo un'apertura. Allora, qua sento, vabbè, ovviamente lo yuzu non è predominante, è agrumato sì, ma riesco a captare in prima linea un sentore verde, mentolato. Secondo me all'interno c'è proprio la menta e forse ci sono anche altre note olfattive verdi. Bello, mi piace, qua stiamo parlando di un profumo agrumato ma leggermente orientale, ecco. Ci sono delle note verdi particolari, non riesco a captarle, sento la menta, lo yuzu e deduco anche che ci sia una nota un pochino più amara, quindi anche in questo caso magari c'è qualche scorza di mandarino piuttosto che, non lo so, arancia, sinceramente. Da Moyette qua riesco a captare, forse grazie anche alla menta, qualcosina in più. Che bello! Bello, bello, bello. Preferisco però Iskander, vi dico la verità. L'apertura di Iskander mi ha stupito in modo positivo, ma qua, se vogliamo, c'è più ricerca, quindi è qualcosa di diverso. Vabbè, io purtroppo sono amante in tutti i sensi delle note agrumate. E qua, secondo me, se cercate un agrume all'apertura con un'apertura mentolata, io sinceramente non conosco le note olfattive, qui troviamo veramente questo. Bello, interessante. Interessante anche Yuzu Fu. È proprio un percorso orientale, un percorso in un giardino giapponese per intenderci, con dei sentori agrumati. Bello. È secondo me qualcosa sicuramente di diverso. Devo ammettere che mi ha stupito. Interessante. Ma adesso ragazzi, proseguiamo con la terza referenza, ovvero Corsica Furiosa. Questo è strano. Questo è strano davvero. Allora, non saprei identificarvi sinceramente qualche nota olfattiva, infatti adesso lo andremo proprio a spruzzare su pelle perché su Moyette si appiattisce leggermente, quindi vado direttamente a provarlo su pelle. Adesso è già riconoscibile leggermente di più la nota verde. Ci sento una nota verde, sinceramente non so cosa sia. È proprio una nota verde, è stranissimo questo profumo sinceramente, non ho mai quasi sentito una cosa del genere. C'è un sentore aspro, un sentore leggermente aspro agrumato, ma non so proprio da cosa derivi, ma è veramente tanto verde, intenso. Ecco, questo profumo mi ha messo in particolare difficoltà. Comunque è molto caldo, molto intenso. Lo sento secco, sinceramente, è un verde secco, ma anche in questo caso è qualcosa di non sentito. Ragazzi, qua voglio andare, e concedetemelo, a leggere le note olfattive con voi, perché sinceramente sono curiosissimo. Foglie di pomodoro, erba, poi troviamo del mastice, del fieno, del lime, ecco che cos'era la nota agrumata, un pochino aspra, del muschio, della menta, del miele, pepe e labdano. La foglia di pomodoro io non la capto. Anche adesso che conosco le note d'apertura e ce l'ho su pelle, la riesco a distinguere, ma forse perché l'ho letta, però non ci sarei personalmente mai arrivato. Non è freschissimo, ma io lo sento molto secco. Ecco, forse la nota secca derivava proprio dal fieno e la nota aspra dal lime. Non è nelle mie corde, ma può essere interessante per alcuni di voi. Ma adesso ragazzi, proseguiamo con Acqua di Scandola, che è una riserva naturale, vado proprio a memoria, della Corsica. Quindi già dal nome deduco che sia un profumo acquatico. Ma vaporizziamolo ragazzi, insieme. Wow, ok. Ok, ci sono. Allora, qua ragazzi, innanzitutto l'apertura è un po' agrumata, leggermente verde. Ecco, il verde è dovuto forse dall'alga, non lo so. Comunque l'alga su Moyette è predominante, la sento subito. Però è un acquatico leggermente, dico leggermente agrumato. È molto particolare perché l'alga, ecco, l'alga non è particolarmente disturbante. L'alga io personalmente non la sopporto nei profumi, ma qua è riconoscibile, ma non è assolutamente invadente. E poi ci sento una nota verde fresca, con diverse note verdi per intenderci. Ecco, è un marino molto molto naturale, proprio che ricorda, bisogna chiedere ai corsi ovviamente, questa riserva naturale della Corsica.
Quindi non lo so, lo vedo un po' così per intenderci, ma vaporizziamolo su pelle. Ok, allora su pelle viene fuori subito la nota acquatica leggermente agrumata, sembra un po' acqua e limone per intenderci, con una leggera nota fresca, pungente, se vogliamo leggermente allidata, ecco. Però sento principalmente quest'alga che secondo me è calibrata molto molto bene con delle altre note verdi che personalmente non riesco a capire cosa, che note siano insomma. Però è bello, non è sulle vibes di acqua di sale per intenderci, una volta spruzzato su pelle comunque si sente che è un marino diverso, ma allo stesso tempo è leggermente aldeidato, fresco, con questa nota algosa e diverse note verdi, però comunque principalmente si sente che è un profumo marino. Ecco, la cosa che mi piace è che comunque si sente che è un profumo che vuole ricordare una riserva naturale. Queste note olfattive mi riportano lì, sotto un sole veramente tanto intenso, e queste acque cristalline facenti parte proprio di quest'isola, ovvero la Corsica. Bello, mi piace. Ma adesso ragazzi proseguiamo con l'ultima referenza, ovvero Eau de Gloire. Ok, vi dico subito che l'apertura non è particolarmente nelle mie corde, e questo perché sento subito il mirto. Io il mirto, ragazzi, è una nota olfattiva che purtroppo mi riporta un pochino negli anni 90, ecco, vi confesso questa cosa, e quindi non amo particolarmente questa nota olfattiva. Ma questo succede in quasi tutti i profumi, la accetto forse in acqua di sale per intenderci, che è calibrata, se vogliamo, leggermente meglio. Qui io la sento, ma forse è... la sento con altre note olfattive verdi. Non sento particolarmente il pungente dell'agrumato, ma sento almeno su Moët delle note molto molto verdi. E mi sembra quasi come se fosse un'apertura, non dico fougère, però non ci allontaniamo molto. Ovviamente non è un profumo fougère, perché a me i fougère piacciono da matti, e qua ricorda forse un fougère all'apertura. Andiamo proprio con la prova finale. Spruzziamolo su pelle. Assolutamente no. Cioè, io la nota agrumata non la sento per niente. Forse c'è solamente il bergamotto, però sulla mia pelle prevale molto la nota verde. E poi sinceramente non riesco a captare nient'altro. Forse una nota scura nelle note di cuore, qualche spezia, non lo so. Però comunque nel complesso è una fragranza non particolarmente rinfrescante, o meglio per me, ma è una fragranza verde e, se vogliamo, anche un pochino scura. Mi ricorda un pochino l'odore che trovo nelle spa, quando ci sono le cerimonie che buttano queste palle che sono proprio speziate, hanno comunque degli odori molto corposi, molto intensi, e l'odore si sparge proprio per tutta la stanza. E anche in questo caso, ragazzi, voglio andare a leggere le note olfattive. Ok. Allora abbiamo la lavanda, del bergamotto, il rosmarino, il mirto o l'apertura, c'è il tangerino, io personalmente non lo capto, la nota verde è dovuta proprio dal rosmarino, il mirto l'avevo intuito, e poi l'anice stellato, l'elicrisio, il tè e la liquirizia. Io vi svelo una cosa, la nota olfattiva che odio di più è proprio la liquirizia. La liquirizia su di me, no, non si può portare. E poi prosegue con del cuoio, del tabacco, del musk di quercia, dell'olibano e dell'labdano. Quindi abbiamo anche questa oleoresina di labdano. Sicuramente è una fragranza per chi ama il genere, e molto probabilmente io sentivo la nota di lavanda, per questo che mi ricordava un pochino un fougère, lavanda, bergamotto. E niente ragazzi, però successivamente nelle note di cuore prende questa nota scura che a me personalmente no, non piace. Però se amate il genere, beh, potrebbe fare anche a caso vostro. Comunque sento che le note olfattive sono di buona qualità. Adesso sto rianusando Iskander e devo ammettere che l'agrumato, dopo circa 20-25 minuti che sto facendo questo video, io personalmente non lo sento più. E questo mi dispiace. Però l'apertura è davvero tanto interessante. Ma mi sono piaciute altre referenze, come Yuzu Fu, che comunque è un po' orientale. Corsica Furiosa, veramente tanto interessante, bello, mi è piaciuto. Acqua di Scandola, che comunque è veritiero per ciò che vuole ricordare, proprio per questa riserva naturale.
Iskander, bellissima all'apertura, peccato che dopo mezz'ora sulla mia pelle è svanita un po' la magia dell'agrumato. E infine Eau de Gloire, che comunque è un profumo che potrebbe essere interessante per alcune persone, invece su di me prende una piega non particolarmente gradevole. A livello di qualità-prezzo ho visto che ci siamo, perché comunque da sito ufficiale costano intorno ai 110 euro, ovviamente a seconda della referenza, ma vi faccio ovviamente qua, eccolo, un catalogo proprio di tutti i prezzi da sito ufficiale, ragazzi, sono sempre prezzi da sito ufficiale. Però peccato per l'agrumato, comunque i profumi si continuano a sentire, la durata c'è. Vi ricordo che la durata comunque è per quanto tempo noi sentiamo il profumo su pelle. Qua si è voluta, non sento più la parte agrumata, sto parlando di Iskander, mentre gli altri, per esempio qua ho Eau de Gloire, si sente ancora tanto su pelle. E niente ragazzi, spero che vi sia piaciuto questo video, vi ricordo che è un brand francese, comunque vi lascio il sito ufficiale qua sotto e poi fatemi sapere cosa ne pensate anche qua sotto con un commento costruttivo. E noi ci rivediamo al prossimo video, da Alexander è tutto, io vi lascio un saluto profumato, ciao ragazzi!